si butta all'interno Riccardo Rossi, ruotata, attenzione contatto con Trulli, Trulli che resta, attenzione! Buongiorno ragazzi e bentornati in questa grandissima carriera con la Mastercard Lola, siamo pronti per andare in Canada e a Manicure, e se ci scappa pure a Silverstone, casomai non riuscissimo a finire le due gare che ho appena detto, ma non lo faremo perché oggi il fato ci deve qualcosa dopo il disastroso episodio della scorsa volta. Se ve lo siete perso, andatevelo a recuperare nel nostro canale YouTube, le live dimenticate. Diciamo che tra Monaco e Spagna il fato non ci ha sorriso per niente, ma proprio per niente. Un buongiorno a tutti quelli che si stanno collegando in questo momento e benvenuti a un nuovo episodio della carriera con la Mastercard Lola. Allora, andiamo subito a proseguire la nostra carriera, siamo in Canada. Piove in questa qualifica, piove, ma è sempre bellissimo quando succede. Io ovviamente l'assetto come l'ho provato con l'asciutto, perché sono una testa di... Dai, forse un pelo meglio, lo sapremo a questa staccata. Va meglio? Non va un cacchio meglio. Vabbè, ho... un tempo cronometrato lo dobbiamo fare, che vada o non vada, quindi adesso andiamo a farlo. Guarda come sguscia la macchina, è incredibile. Nuvoloni d'acqua si alzano dalle vetture che percorrono, guarda laggiù in fondo, che percorrono il circuito di Montreal quest'oggi, per questa qualifica. Schumacher stampa 1:31:01. Chicana prima del traguardo, andiamo a fare il nostro giro. Vediamo che cosa ci riserva il fato. Parte il giro di Riccardo Rosset. Subito curva 1 affrontata con perizia, devo dire. Con diciamo ai 60 all'ora, come se fossimo un pandino. No, vabbè, ma dai, ma non è possibile. Me ne frega niente della qualifica, siamo ultimi, pazienza, ma almeno alla gara ci sarà il sole. Oh, c'è il sole, grazie. E quindi ci siamo, un cordiale saluto, un gran premio del Canada che inizia con i migliori auspici, sotto i migliori auspici, sotto un'ottima stella, quella di Riccardo Rosset, che in qualifica l'ha schiantata in curva 3 e ha deciso che per lui andava bene così, e quindi ultima fila, ultimo posto di fianco a Katayama. Andiamo a vedere come si sono svolte le qualifiche di ieri, vediamo se poi tra l'altro la pista si è asciugata. Sembra di no. Villeneuve fa la pole in 1:30:01, Schumacher dietro 1:35, poi Coulthard e Frentzen, dietro di loro Ralf Schumacher e Nakano, poi abbiamo Irvine e Wurz, Alesi Fisichella, sesta fila per Häkkinen e Panis. Male Häkkinen in questa qualifica, anche lui tradito dalla pista bagnata, chi lo sa. Herbert e Diniz, 13° e 14°, 15° Trulli davanti a Hill. In 17ª posizione troviamo Barrichello davanti a Mika Salo. 10ª fila per Morbidelli e Magnussen. 11ª fila per Verstappen e Sospiri, che si è staccato dall'ultima fila, e questo è un buon segno. E ultima fila per Katayama e Rosset, senza tempo. Come senza tempo è il fascino di questa vettura che ci troviamo a guidare. Una carriera che ci sta dando grandi soddisfazioni. È tutto pronto, si accendono i semafori, sta per partire il Gran Premio del Canada, sale fortissimo il rombo dei motori, ultima luce e via, si parte in quelle di Montreal, partenza regolare, attenzione Katayama, cosa fai? Proviamo a guadagnare subito qualche posizione. Ci riusciamo, Rosset come al solito in partenza chirurgico. Andiamo qui è una staccata dove possiamo anche guadagnare un'altra posizione, i danni di Damon Hill, e ci riusciamo. Adesso davanti abbiamo Jarno Trulli. Anche qui un'altra staccata, si butta all'interno Riccardo Rosset, ruotata, attenzione contatto con Trulli. Trulli che resta, attenzione! Ma non ci posso credere, ma dai! Non è possibile!
Ma avete visto tutti che cosa è successo? Ci rendiamo conto di quello che è appena successo qua? Ma non ci credo. Che vi devo dire? Doveva andare così? Perché soprattutto io continuavo a premere Y. E il Canada è andato, andiamo a manicure a questo punto. Che vi devo dire, ragazzi? Sta andando tutto male. Torniamo al nostro vecchio obiettivo, finire la gara per piacere. Ah, è vero, qua c'è la curva gomito. Dicevo, il nostro obiettivo è finire la gara, dato che veniamo da 3 DNF consecutivi, almeno la gara la vorrei finire, almeno questa la vorrei portare a termine. Pubblico affolla le gradinate di Magny-Cours, non si sa come abbiano trovato parcheggio, perché qua farlo a quanto pare è un'impresa. Noi ci mettiamo qua, diligentemente aspettiamo come dei bravi autisti della domenica che il semaforo diventi verde. Grazie e andiamo. Comunque non è una brutta pista Magny-Cours, anzi è bella, è veloce, l'unica cosa è che è un po' strettina, cioè se ci dovessero correre oggi secondo me non verrebbe fuori un granché come spettacolo in pista, intendo. Qui devo ricordarmi che la curva è verso destra, per cui non so, probabilmente mi piacerebbe rivedere, come ho già detto in un video sul nostro canale, mi piacerebbe molto rivederla, vedere almeno come si comportano le vetture di oggi su questa pista. Tanto inizia il giro nel peggior modo possibile, come se fossimo in mezzo alle buche di Roma Capitale. Curvone veloce a destra e poi andiamo verso la curva a gomito in cui mancheremo totalmente il punto di frenata. Tra l'altro abbiamo anche una Benetton dietro che sta per sverniciarci come se fosse un imbianchino qualsiasi. Scusa, io sarei nel mio giro cronometrato, se permetti, grazie. Però almeno prendiamoci la sua scia. Ma quale scia, che non stiamo dietro neanche al carretto dei gelati. Chicane che noi facciamo sempre con una perizia incredibile. Andiamo a chiudere il giro, 1:20 e 267. Qua non è un brutto tempo, dai, poteva andare molto molto peggio. Riusciamo a fare ancora un giro? Non riusciamo a fare un altro giro. Ogni volta che mi dico, ah no, sì, adesso lo conosco, adesso me lo ricordo, adesso meglio, mi schianto, cappotto, arriva un uragano in pista, succede di tutto. Tutto meno che quello che dovrebbe succedere, ovvero qualcosa di pulito. Vabbè, proviamoci adesso, che vi devo dire? Siamo già a metà dei nostri tentativi disponibili per la qualifica, ormai abbiamo già capito come andrà a finire anche questa gara. Quanto è tortuoso questo tracciato, che sembra veloce poi in realtà ogni tanto ti dice no, non era come pensavi. Guarda, se ti becco nel paddock dopo, sai cosa ti faccio? Lo sai? Mamma mia, non mi far parlare, guarda. Questo cordolo era un'altezza di 80 metri. 1:22:1. Bravo, bravo Riccardo, bravo, bravo. Sempre meglio, sempre meglio. Ciao, hai visto il post della Mercedes sulla V14? Secondo te sarà veloce? Ragazzi, è una vettura di Formula 1, è logico che sarà veloce. È vero che poi potreste anche obiettarmi, anche la Mastercard Lolo era una vettura di Formula 1, anche la Life, pure l'Andrea Moda era una vettura di Formula 1. E poi, vabbè, però stiamo parlando, diciamo, della Mercedes, non proprio l'ultimo degli stronzi, come dicevano nella Reggia di Versailles a Parigi. Cominciamo il nostro ultimo tentativo e vediamo che cosa ci riserva il fato. Curvone veloce a destra che ci porterà poi verso il rettilineo. Wow, scodata incredibile, la teniamo. Rettilineo che si concluderà con la curva a gomito verso destra. Vediamo di non mancarla, per piacere Riccardo, fai un favore a te, al mondo e alla Mastercard Lola, non la mancare questa curva. Bravo, 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 bravo. Andiamo verso l'ultima chicane. No, peccato, era un bel giro, questo era un bel giro, ma purtroppo finisce mestamente così la nostra qualifica.
Beh, dai, ventiduesimi davanti a Katayama e davanti a Sospiri. Mi fa ben sperare per la gara, sperando che appunto non succeda nulla, perché la partenza qua chissà come sarà. Un cordiale saluto, again, benvenuti al Gran Premio di Magny-Cours, una pista che già ci ha regalato grandi emozioni in qualifica. Non siamo ultimi, questo è un grande risultato. E tutto pronto per la gara, vediamo come andrà questa volta. Poco fa non è andata bene, ma chi lo sa? Chi lo sa, ragazzi? Chi lo sa? Si accendono i semafori, le luci cominciano a lampeggiare, si accende l'ultima luce, via, partono le vetture, rimane ferma, mezza griglia praticamente, due vetture ferme, due steward ferme. È partito come una fionda Riccardo Rosset, che ha già guadagnato diverse posizioni. Un po' di drift, si affronta il curvone veloce che porta al rettilineo. E 14esimo Rosset, una partenza da sogno. Ancora una volta ci ha abituato a degli scatti fenomenali. Arriviamo al curvone mentre Nakano si fa minaccioso. Mamma mia, che spavento, che spavento. E dallo spavento guadagniamo altre posizioni. Siamo undicesimi, incredibile. Che partenza incredibile. Quella di Riccardo Rosset con la Mastercard Lola. Attenzione, taglio della chicane per Rosset che gli costa la posizione con Herbert e Fisichella che passano. Giusto così, gli errori si pagano caro, si pagano carissimo soprattutto qui a Magny-Cours. Adesso però dobbiamo cercare di non farci intimorire dall'errore. Va un po' lungo Fisichella, vediamo se riusciamo ad approfittarne. No, perché prendiamo malissimo questo curvone. Arriviamo all'ultima chicane prima del traguardo. L'affrontiamo. Diciamo che l'affrontiamo. L'ultima curva la affrontiamo anch'essa. Però ci costa la posizione con Diniz, che però poi evidentemente manca qualcosa per chiudere questo sorpasso. No, lo chiude il sorpasso Diniz. Proviamo a cercare di ribeccarlo alla staccata laggiù davanti. Facciamo un bel massaggio sul cordolo. Diniz è scappato via. Cioè, non ho mai visto Diniz andare così veloce. Cercheremo di tenerlo dietro per quanto possibile, mentre Diniz scappa. Questa... Allora, perché sta chicane? Prima io la facevo e adesso mi scordo che esiste? Non lo so. Attenzione, contatto con la ruota di Morbidelli. No, di Ralf Schumacher, scusate, Morbidelli ce l'abbiamo dietro, ma fra un po' sarà davanti, perché Morbidelli si fa minaccioso con la sua Sauber al posteriore della Mastercard Lola. Arriviamo alla frenata del curvone. Attenzione, bandiere gialle, c'è stato un contatto, attenzione, uno scontro clamoroso, ma cosa è successo? Lo vedremo poi nel replay. Fatto sta che noi passiamo, e a noi va benissimo così, stavolta questa chicane ce la ricordiamo. Che cosa è successo? Un groviglio incredibile, incredibile. Speriamo che non faccia la frittata qui al curvone. Lascio leggermente la porta aperta, ma giusto un po' spalancata per cambiare aria, e Morbidelli si infila e passa. Basta, Riccardo, questa chicane la devi fare. Porca miseria. Dai, non tutto è perduto. Non lasciamo che Morbidelli scappi via. Cerchiamo di riacciuffarlo. Ancora una volta questa chicane. Questa chicane è una di quelle che mi riesce meglio. Poi arrivo a questo curvone e mando tutto all'aria. Adesso alle nostre spalle c'è Verstappen, ma a noi non interessa. Cerchiamo di riacciuffare chi è davanti, non chi c'è dietro. Oh, quasi l'ho persa. L'ho quasi persa, ma adesso l'ho ritrovata. Dai Riccardo, dai. Non è finita finché non c'è la bandiera a scacchi. Non perdiamoci d'animo. Che recupera mezzo secondo ogni 100 metri praticamente la vettura dietro, che è Jos Verstappen. Andiamo al curvone, vediamo di non lasciare troppo spazio per piacere. Bravo. Ah, ci frega all'interno Verstappen e passa. Peccato. Di nuovo Nakano alle nostre spalle. Vogliamo vendere cara la pelle, però. Attenzione, perché Verstappen non sta scappando via, forse riusciamo a ribeccarlo se domani.
domani lo becchiamo. No, no, l'ho persa. Non ci posso credere, stava andando tutto bene. Ancora, andiamo a fare le ultime curve per un tristissimo Riccardo Rossi pieno di saudagi che non è riuscito a regalare una gioia. Ci stava riuscendo, poi purtroppo una sfortuna immane e una serie di brutti errori lo hanno relegato in 21esima e ultima posizione. Andiamo a vedere i risultati, sono terribili. Barrichello, Sala e Frenzel ritirati all'inizio per problemi di elettronica in partenza, e poi finisce così. Quindi vince Villeneuve davanti a Schumacher e Coulthard, quarto Berger, quinto Irvine, sesto Panis con la Prost, punti pesanti per la Prost. Andiamo a vedere la classifica, dove Villeneuve, prodigioso recupero, adesso è a soli 2 punti da Michael Schumacher. Terzo è Frenzen, quarto Berger, quinto Coulthard, noi ovviamente ultimissimi. Qui ovviamente ci hanno messo davanti a tutti quelli con 0 punti perché ci vogliono più bene, perché siamo più simpatici, però la cruda verità è che siamo stra ultimi. Che dite, c'è tempo per un Silverstone? Praticamente sì, praticamente non abbiamo fatto Canada, non abbiamo fatto niente. Francia è andata come è andata, vediamo se Silverstone ci regala più emozioni. Rettilineo del traguardo, 1:32:1 per Riccardo Rosset. Almeno siamo davanti a Katayama, non di molto, di 9 decimi, ma almeno ci siamo davanti. Uno 36. Ci avviciniamo a Larini, ma non abbastanza da stargli vicino. E quindi, beh, ventesimi. Una qualifica di tutto rispetto del nostro Rosset. Bravo Riccardo. Allora, abbiamo 11 giri da fare a Silverstone. Sarà la nostra ultima gara di oggi, quindi speriamo di riuscire a farla fino alla fine, non come quella di Francia. Un cordiale saluto dai cartelloni montati male di Silverstone. Benvenuti per questa edizione 1997 del Gran Premio di Gran Bretagna. Oggi qui si decide buona parte del campionato della Mastercard Lola, perché è la gara di casa del team di Eric Broadley. Dai ragazzi, dai. Si accendono i semafori, sale fortissimo il rombo dei motori, via! Partono le vetture! Tutte le vetture si sono mosse, almeno questo è un fatto. Rosset mantiene la 20ª posizione, attaccato da Jos Verstappen all'esterno. Arriviamo. Wow, che sorpasso su Ralf Schumacher! Proviamo ad andare dentro anche a Morbidelli, niente da fare. Ottima partenza, bene, tutto regolare. Vedrete quando faremo la stagione 98 cosa succederà a Spa. Attenzione, Ralf Schumacher all'interno, sorpassa anche Trulli, si unisce alla festa Rosset. Attenzione, procede lentamente Morbidelli, grande scarto di Rosset. Che sorpassa anche Barrichello, si porta alle spalle di Olivier Panis. Non ci sta però Barrichello, assieme all'altra Tyrrell si riprende la posizione. Grandi lotte in questo primo giro, di nuovo dentro Rosset, e supera anche la Tyrrell di Mika Salo. Attenzione, attacca all'interno ancora, si difende Riccardo, si difende, bravo. Così ti voglio. Andiamo a completare il primo giro in 15ª posizione. Davanti a noi c'è Olivier Panis, che è in lotta a sua volta con una Arrows, però non credo che riusciremo a raggiungerli. Diciamo, prendiamoci solo la soddisfazione di essere davanti a delle vetture. No, si è acceso il radiatore di nuovo, basta, non è possibile, ogni volta che facciamo qualcosa di decente il motore fonde, ma non è possibile, basta, ma dai, ma non è possibile, ma io non so più cosa fare.
passati è stata una live ricca di delusione come al solito e ci vediamo qui